Oggi vi mostro come ho realizzato una soluzione di monitoraggio dei valori di umidità del mio giardino sfruttando un hardware che è estremamente economico per l'acquisto iniziale, parliamo davvero di pochi euro. È estremamente economico anche per i consumi di energia perché due batterie mini stilo da 1,5 volt possono durare anche 2 anni. È potente nella trasmissione senza fili perché la radiofrequenza può percorrere anche centinaia di metri con barriere e perfino chilometri in campo aperto, quindi molto di più di una wifi tradizionale. Ed è flessibile perché esistono protocolli per interfacciare sensori, MCU e computer. E partiamo quindi con l'hardware, con l'igrometro in particolare, che è questa specie di forchetta che rileva il livello di umidità del terreno. Quindi qui ho preso anche, vedete, del terriccio umido con cui ho provato appunto a vedere quali erano i valori rilevati. I valori rilevati vengono raccolti dal controller collegato all'igrometro, che è questo azzurro, il quale a sua volta li trasmette attraverso questo cavo giallo al cuore di questo nodo di rilevazione, che è un Arduino. Quindi questo che vedete qui è un Arduino, nello specifico un Mini Pro, che costa nell'ordine dei 4-5 euro, che prende queste informazioni dall'igrometro, in particolare dal controller dell'igrometro, che è questo, e le trasmette attraverso un dispositivo in radiofrequenza, che è questo, ad un gateway che le raccoglie. Quindi il gateway potrebbe raccoglierle ovviamente non soltanto da questo dispositivo, ma in generale da tutti i dispositivi disposti all'interno dell'edificio. Dispone anch'esso, lo vedete qui sulla vostra destra, di un dispositivo equivalente di radiofrequenza, che è appunto questo. Raccoglie, dicevo, queste informazioni attraverso un dispositivo che non è l'Arduino Mini Pro di prima, ma è sempre un Arduino. È un Arduino Uno che può essere alimentato, è un pochino più potente e anche un pochino più sofisticato. Questo costa nell'ordine dei 10 euro, tanto deve stare all'interno dell'edificio e possiamo permettercelo, diciamo. Raccoglie queste informazioni e poi che cosa ne fa? Deve da qualche parte mandarle. Tipicamente, se vogliamo consumarle poi attraverso un'app, dovremo mandarle probabilmente nel cloud, dove possono essere anche memorizzate in modo permanente. Beh, realizzare una connessione tra questo Arduino e il cloud, un data lake, un NoSQL DB o comunque un servizio di quel genere, sicuramente è un'operazione non banale, perché un conto è ricevere le informazioni in radiofrequenza, che sono pochi byte, e trasmetterli poi attraverso la seriale. Un'altra cosa è invece andare ad interfacciarsi con il cloud. Peraltro questo non ha nemmeno una wifi, quindi non potrebbe nemmeno dovrebbe si potrebbe connettere, eventualmente ci sono. Però il problema non è questo, il problema sarebbe comunque scrivere un software che tipicamente è in C, neanche C++, che gira sull'Arduino per interfacciarsi con il cloud senza una libreria sottostante, perché le librerie ci sono quelle che nello specifico Azure mette a disposizione e che rientrano nell'ambito del mondo IoT Edge. Ora, queste librerie sull'Arduino non si possono installare, richiedono un dispositivo IoT Edge con un sistema operativo, non necessariamente Windows, può essere anche Linux, può essere anche Mac, ma comunque è necessario avere una base di infrastruttura software più complessa di quella che può stare qui sopra. Ebbene, ce l'abbiamo perché questa infrastruttura è realizzata in realtà all'interno di un PC o diciamo un computer come questo, che nello specifico è una Raspberry, che però è molto più complicata dell'Arduino. Questa sì costa nell'ordine dei 30 euro, quindi si può collegare direttamente al gateway che abbiamo visto prima tramite un collegamento filare, quindi una USB che viene vista come una periferica seriale, e questo dicevo è proprio un PC, un computer, perché dispone delle classiche interfacce come l'USB, 4 USB che vedete qui, l'Ethernet, ha anche il Wi-Fi, da questa parte l'HDMI, poi ha qui sotto anche il disco, la micro SSD per il sistema operativo, che dicevo può essere Windows o Linux. Nello specifico qui avrei potuto installare anche Windows IoT Edge sulla Raspberry, ma ho deciso di installare Raspbian, che è una versione modificata specifica per questa piattaforma di Linux. Sul Raspbian andrò a installare l'IoT Edge, quindi il framework che serve poi per realizzare le applicazioni, diciamo runtime. E su quello potrò poi a quel punto scrivere applicazioni con linguaggi molto di più alto livello rispetto al C, come Python, Node.js, C Sharp e così via, e
e quelle applicazioni potranno sfruttare le librerie appunto che abbiamo installato sul framework. A quel punto, avendo installato il framework, potremo interfacciarci con il cloud, andare a depositare queste informazioni direttamente sul cloud, magari quando, semplicemente quando ne abbiamo raccolte a sufficienza per evitare di continuamente trasmettere pochi byte, se non ci sono esigenze particolari di urgenza e di velocità di visualizzazione delle informazioni. E poi le informazioni potranno essere visualizzate su una app che esiste per ogni smartphone, che nello specifico è l'app di Power BI, che si connette al Data Lake, al Database NoSQL o ad altri e ce le fa visualizzare in maniera interattiva. Bene, allora, smarcata la parte hardware che possiamo eventualmente naturalmente approfondire, ma di cui esiste una community estremamente attiva e vivace che produce soluzioni molto creative per ogni tipo di esigenza. Ecco, in questo articolo vi mostro invece come orchestrare i servizi che consentono le informazioni raccolte sul campo, ecco, è anche il caso di dirlo, di essere trasportate nel cloud e poi visualizzate da un'app attraverso lo smartphone, app come Power BI. Quindi, nei prossimi passi vedremo quali sono i componenti software da utilizzare, come orchestrarli fra di loro. Questa è soltanto una guida orientativa, poi trovate l'articolo con tutti i dettagli, che è quello che utilizzerò per la presentazione che segue.